La notizia battuta da tutti i giornali italiani nei giorni scorsi è stata quella che Donald Trump si è recato in un ristorante di Miami, chiamato Versailles, un ristorante famoso per raccogliere i consensi della comunità cubana. Sembra che sia entrato dicendo che lui avrebbe pagato da mangiare a tutti, ma 10 minuti dopo è uscito senza pagare. Una notizia da gossip chiaramente che non interessa a nessuno, ma la cosa interessante è il fatto che lui si trovasse a Miami. Perché era a Miami? Perché lui è stato incriminato perché è stato trovato in possesso di 31 documenti, quindi 31 capi di accusa, documenti dei quali lui non doveva essere in possesso, documenti segreti. Allora, in realtà tutta questa macchina che è stata messa in moto serve per screditare chiaramente il candidato repubblicano, candidato numero uno in testa alle liste, diciamo, del suo partito, anche se Ron DeSantis gli sta dando un po' di filo da torcere. Che cosa succede? Che però il Washington Post dice precisamente che questo tipo di caso verrà sottoposto alla procedura messa in atto dal 1980, la Classified Information Procedure Act, che praticamente è una procedura che permette di esaminare dei documenti particolarmente sensibili che non possono essere messi poi a conoscenza di tutti. Quindi è una procedura particolarmente lunga e complessa, tale per cui i casi sono due: o sarà messo in atto dopo le elezioni del 2024 o addirittura decadrà. Quindi tutta questa macchina che è stata diffamatoria, che è stata messa in moto per screditare il candidato repubblicano, è chiaramente strumentale. E niente, vedremo quello che succede, anche perché comunque gli americani hanno già dimostrato che di un presidente che non fa guerre e che si presta alle istanze pro-life non se ne fa nulla. L'hanno voluto, cioè non è che Biden abbia vinto le elezioni, diciamo che le ha perse Trump, ecco, proprio per il tradimento dei suoi rhinos, i repubblicani solamente di nome, no, come vengono chiamati. Quindi insomma ne vedremo delle belle, stiamo attenti e valutiamo bene tutto quello che accadrà.